Federica Panicucci bocciata a Back to School, incapace di cambiare registro. Back to School, la presentatrice stroncata dal popolare giornalista, è incapace a cambiare registro. Aldo Grasso è un noto critico TV che gestisce una sua rubrica su Il Corriere della Sera in cui esprime le sue opinioni sui programmi TV e sui vari conduttori. Ed in questa occasione ha posto le sue attenzioni sul ritorno in prima serata su Italia 1 di Federica Panicucci con la seconda edizione del suo programma Back to School, seguito da poco più di 1 milione di spettatori a casa con il 7,5% di share. Ascolto in netto calo rispetto alla prima edizione guidata da Nicola Savino. E le brutte notizie per la presentatrice non sono finite qua. Difatti non ha convinto per nulla il critico, il quale ha dichiarato di credere che non sia particolarmente adatta a condurre un programma simile. Incapace di cambiare registro dai suoi standard del mattino. Federica Panicucci e scintilla. Il Corriere della Sera asserendo senza indugio alcuno di pensare che Back to School di Federica Panicucci indurrebbe quasi quel senso di colpa di aver buttato via il tempo a seguirlo. È come se uno buttasse via una serata. Ha poi colto la palla al balzo anche per soffermarsi un attimo su alcuni VIP che hanno deciso di partecipare alla prima puntata, Valeria Marini e Soleil Sorge. Sulla prima ha fatto notare che i maestrini non sapevano neppure chi fosse, mentre sulla seconda bocciata perché ha mostrato di avere gravi lacune sulla grammatica italiana è lui a ignorare chi sia. Io sono bocciato perché continuo a non conoscere lei. Insomma, il giornalista non ha certo speso parole al miele per criticare lo show. Cambierà idea in futuro?